aggiornamento coronavirus, i pazienti ricoverati in provincia di Enna sono 44, così distribuiti: 32 nell'area delle malattie infettive, di cui 11 a bassa intensità di cura presso l'ospedale di Leonforte, 10 pazienti nell'area semi-intensiva, 2 in terapia intensiva. Le persone decedute sono in totale 53, il numero complessivo dei pazienti dimessi è di 251 dall'inizio di novembre. L'ASP di Enna comunica che il totale dei vaccinati è di circa 2.500 persone, a cui si sta somministrando la seconda dose secondo il calendario di richiamo. Riaprire tutte le attività economiche dal 1 febbraio anche con l'applicazione di protocolli più restrittivi, ristori sulla perdita di fatturati senza codice Ateco settori merceologici, moratoria dei mutui e di qualsiasi impegno finanziario, potenziamento della rete ospedaliera e priorità alla campagna vaccinale per gli over 60. Sono queste alcune delle richieste che Confcommercio ha inviato alle istituzioni attraverso un documento sottoscritto dai presidenti di tutte le Confcommercio siciliane. La SP2 è l'arteria di collegamento con il capoluogo di Enna, è interamente illuminata. È effettuato il collaudo nel tratto compreso dal bivio Camut fino all'imbocco con il Corso Sicilia. Si attende adesso che il comune di Enna provveda ad allacciare, così come per il tratto più a monte, l'impianto nella rete elettrica comunale. Illuminare questo tratto di strada, ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, significa rendere più sicura e agevole la percorrenza soprattutto nel periodo invernale, quando spesso la visibilità è scarsa a causa della nebbia. Il prossimo impianto di illuminazione riguarderà la strada San Calogero, altra importante via di accesso per il capoluogo. Anche il questore della provincia di Enna, Corrado Basile, nel pieno rispetto della normativa anticontagio, ha fatto visita oggi all'ex poliziotto in pensione Nicolo Rizzuto, che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni. L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e colleganza e sono stati ricordati numerosi episodi della vita professionale di Rizzuto, che ha sempre operato in un contesto di assoluta legalità, passione e senso civico. Calcio: il Troina perde in casa nel recupero della sesta giornata del campionato di Serie D, superato dal Castrovillari con il risultato di 1-0. Pallamano: l'Orlando Enna ospita domani il Messina. Il match, che si giocherà a porte chiuse, è uno scontro salvezza visto che si affronteranno le ultime due squadre in classifica. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro, secco residuo e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.